a Mark 2. Mi sentite? Sì? Benissimo, eccolo qua, Supersonic, sabato 3 luglio 1976. Fa un caldo. Fa caldo, eh? A Roma fa caldo, certo, c'è anche chi è stato a Baia Domizia, dove magari stava anche fresco a quest'ora, vicino al mare, eh? O no? Sì, appunto. Dunque, questa sera mi succede una cosa strana. Non ho preparato niente. Cioè, mi succede quello che mi succede regolarmente tutti i giorni. Io arrivo sempre in trasmissione all'ultimo momento. Magari io adesso, per esempio, ero qui in studio da un sacco di tempo. Ero qui a chiacchierare con un amico. Mi si è fatto tardi, non mi sono accorto che questo microfono è un po' basso, eh? Io, scusa, vorrei tirarlo un po'. Non ci va. Un attimo, scusate, un attimo, Adesso devo stare in piedi perché l'ho messo troppo alto. Dunque, dicevo che stavo qui a chiacchierare con un amico, ho fatto tardi, non ho preparato quasi niente, quindi adesso dovrò recuperare le dediche così dalle lettere che ho aperto. Mamma mia, che sta scritto 6 pagine, niente di meno, ragazzi, 6 pagine. Ma ce la leggeremo anche di 6 pagine, se ce la leggeremo. E no, la cosa più bella è che ho lasciato anche la scaletta su. Quindi quando partiremo poi bisogna che faccia un salto su a prendere la scaletta, perché non so neanche quale sarà il primo disco della serata. Comunque, ogni cosa a suo tempo, come si dice. Adesso sarebbe bello sapere cos'è, dato che, come già dicevo prima, ho dimenticato la scaletta. No, ora vado su a prenderla. No, non si disturbi maestro, vado io a prenderla. Il nostro amico Luigi veramente è stato in vacanza, non si ricorda più niente. Cioè, a metà la rimandiamo la sigla e io solo per quello faccio Supersonic, perché così posso parlare. No, scherzo, si intende. Dunque, stiamo ascoltando Vicky Sue Robinson, Never Gonna Let You Go, che poi tradotto letteralmente significherebbe non andare mai dove ti lascio andare. Non è vero, significa tutta un'altra cosa, ma io invento. Disco italiano della serata, questo lo dovete riconoscere voi, eh? Ma chi di noi l'avrebbe mai detto? Io no di certo. Guardi me, guardi lui, gli alunni del sole. Passiamo al prossimo disco, per Reika, per Reika. Baiano en os novos caetanos. Prego. Ecco l'Aurora Borealis Corporation con Tchaikovsky. Scheifrido. No, Tchaikovsky. Take me tonight. Let me fall you. Aurora Borealis Corporation, Take Me Tonight, dalla patetica di Tchaikovsky. Insomma, un adattamento, ecco. Basta che si adatta alla patetica. Adattiamo pure noi. E questa è Pretty Paid Company, Hey Hey Big John, che tradotto letteralmente significa Ehi Ehi Giovannone. È così, è Big John. No, eh? E siamo passati a David Christie, Falling in Love in Summertime, che sarebbe come dire innamorarsi in estate, perché to fall in love in inglese significa innamorarsi, tradotto letteralmente sarebbe come dire cadere in amore, quindi falling in love in summertime è innamorandosi in estate. Let me tell you now, falling in love in summertime, in bright sunlight. Oh, so easy, so easy.
Falling in Love in Summertime, innamorandosi in estate, David Christie, e passiamo ad un complesso, sono Air on Fly, Lucia, For You Alone. Sarebbe come dire per te soltanto, Lucia. Oh. It's only the one is a true. It's love song. Addio. Piccola incosciente. Ripetersi le colpe, che senso ha? Birbacciuna. Siamo stati bene insieme all'alba dell'età. Christian. Primo amore vai. Piccola incosciente. Non spendere entusiasmi. Sigla! Sigla, sigla, sigla. 20 e 51, mancano solo 5 secondi. E 51 in questo preciso istante. Hai visto quanto sono lunghi 5 secondi, eh? Sembra una cosa, invece sono lunghissimi 5 secondi. Dunque, in regia questa sera maestro Guido Cergoli per la parte musicale, Gigi Bucella per la parte tecnica, tornato da Baia Domizia, non lo devo dire, ma non sei stato in villeggiatura con tua moglie? Sì, tutta la famiglia, no? E allora perché non lo devo dire? Non lo sanno tutti. Beh, poi ci spiegherà questo mistero Gigi, eh? O no? Paolo Testa al microfono. E con un messaggio degno veramente di un grande tecnico. Anche se poi in realtà, insomma, vabbè, da quello che può, poverino. Pucella ci ha fatto passare da Bebop Deluxe ai 70B e da Maiden Heaven a Santa Fe. Coraggio Gigi, vai migliorando sempre di più, vedo. Ecco, questa volta siamo un po' sentito magari, eh?